c'è una cosa di cui è impossibile non parlare, ovviamente la sfida era anche quella poi di lasciarti toccare, invecchiare, lasciarti andare, fare un personaggio di donna, come dire, trascurata, cosa che non sei, insomma. Però questo è proprio il sensore di orientatore, mostrarsi magari invece per il trucco e sì, sì, sto fatto tutto adesso. È una vita da vita. Beh sì, io diciamo non ho mai avuto resistenze in questo senso, come attrice credo si possono dire tante cose, ma non che non mi sono mai sottratta, diciamo, perché alla possibilità di invecchiarmi, di imbruttirmi, di se serve per il personaggio, insomma, no? Per me vince sempre il personaggio da rappresentare e nella vita poi ci tengo, certo, ad essere carina. ma Rosa andava rappresentata così, per cui certo è vero che uno, come dire, mortifica da un certo punto di vista la propria femminilità, ma è necessario e non mi ha mai spaventato questo. Ovviamente c'erano delle scene che mi spaventavano, ma che abbiamo affrontato anche quella dell'autoerotismo, per esempio, che però Katia è riuscita a girare in un modo delicatissimo e io mi sono, insomma, credo totalmente affidata a lei e alla sua sapiente proprio direzione, alla sua delicatissima direzione. In certi momenti mi sembrava quasi che fosse quasi una danza, no? C'è stato un grande proprio lavoro proprio sul corpo, perché sono tante scene che in cui non si parla, il rapporto con la stanza della figlia, tutto quello che avviene nella stanza della figlia, è molto molto forte, molto emozionante e molto nuovo per me da fare, molto molto nuovo. Senti, oggi appunto fra l'altro i film si producono quasi sempre con una prevendita televisiva o una rete alle spalle, insomma, la possibilità di bisogno di succede se porti in televisione una sceneggiatura che si è un po' a pari tra gli oggetti di scena, un colore importante di gratuito. Non ho capito. Cioè, non è che credo sia facilissimo poi proporre in televisione. C'è un po' di pudore riguardo a questo. Ma è stata la delicatezza di quello che avete, certo. Sì, sì, perché c'è sempre la paura di vedere. Viene spesso visto come un po' pornografico, no? C'è questa paura. Non è così, cioè non è così. È un mondo che nasconde tanto altro, anche lì c'è un confine. Io volevo raccontare l'altra parte, quello che spesso non sappiamo, no? Si vede una cosa ma c'è dell'altro. È un mondo che non è solo legato alla sessualità maschile, ma tanto femminile. È un mondo che aiuta anche le donne a scoprirsi. E questa è stata, penso, la cosa interessante, non so se volete venire. Sì, sì, ma è proprio per tutto il cinema e soprattutto la televisione, che oggi è poi insomma la grande produttrice del cinema italiano, lo racconta molto, quindi come dire, onoramente di averlo fatto voi, appunto sono cose che siamo abituati a vedere nei film stranieri più difficilmente anche in italiano, cioè questa sfera per lasciare insomma fuori, affrontata con altri linguaggi più convenzionali. Però appunto poi è facile, nessuno lo pietà, perché il film è fatto con una nuova compagnia, una nuova società di produzione, giusto? Ha avuto anche il coraggio di raccontare la storia così. Sì. Forse esagerato, ma no, non lo so, dicono tutti che sono stati coraggiosi, io semplicemente sono stata me stessa, no? Tutto quello che volevo raccontare, forse coraggiosa è stata la produzione che ha appoggiato
appoggiato la mia visione e il mio modo di raccontare. Diciamo che il co-produttore di Sovrani, questo è un punto, ma anche lui minimo problema, e devo dire che i primi finanziamenti sono venuti dalla Slovenia. C'è stata la Slovenia che ha dato i primi finanziamenti, dopo, soltanto dopo il Ministero, poi io e Max, e alla fine per il cinema. Diciamo che l'osso duro è stata la Thank you.